Ciao a tutti e ben ritrovati. Come avrete visto dal titolo, oggi parleremo di un topic un po' diverso dai soliti. Non parleremo cioè di aspetti tecnici legati al day trading su future, ma parleremo di un argomento un po' più di contesto generale. Noi come day trader abbiamo una visione molto miope, molto stretta, osserviamo il mercato al microscopio con la lente di ingrandimento per cercare di tirar fuori dei pezzetti di movimento di mercato. Tuttavia è sempre importante avere anche una visione più ampia del tutto, dei mercati finanziari, del contesto geopolitico. Innanzitutto per la nostra stessa operatività, cioè all'inizio giornata dobbiamo sapere all'interno di che contesto andiamo a lavorare, ma in secondo luogo anche per proteggere i nostri stessi asset personali e i nostri risparmi e per individuare altre opportunità di guadagno al di fuori della nostra operatività stretta e strettissima. Prima di iniziare, come sempre, vi invito, se gradirete il video, a mettere un like, iscrivervi al canale e attivare le notifiche, un piccolo gesto che a noi aiuta particolarmente per provare a far crescere il canale, per poter offrire sempre maggiori contenuti. Ecco, molti di voi sicuramente faranno trading e opereranno con strumenti finanziari dei mercati americani. Noi stessi operiamo negli stock index future del CME Group, in modo particolare i mini Standard & Poor's e i mini Nasdaq, ma anche tutti coloro che operano magari sull'azionario americano. Tutti noi operiamo su degli strumenti finanziari denominati in dollari. Siamo tutti d'accordo sul ruolo cruciale che nel sistema economico attuale riveste il dollaro come moneta, come valuta accettata ovunque da tutti, maggiormente usata negli scambi internazionali, come fondo di riserva, eccetera, eccetera. Ma come ha fatto il dollaro ad arrivare a questo livello di moneta indubbiamente numero uno al mondo e moneta di riferimento? Ecco, bisogna partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, anche leggermente prima, 1944, dagli accordi di Bretton Woods. Gli Stati Uniti stavano vincendo la guerra, poi hanno vinto la guerra e da lì chiaramente poi hanno messo le basi per poter diventare quello che sono oggi. In modo particolare nel 1944, con questo accordo di Bretton Woods, una cittadina negli Stati Uniti, al quale parteciparono 44 stati, si giunse ad un accordo che poi è stato ratificato dal congresso statunitense l'anno successivo, 1945, ma entrò di fatto in vigore alcuni anni più tardi, nel 1958. Cosa prevedeva questo accordo? Era sostanzialmente un accordo in cui si posero le basi per un sistema monetario di cambi fissi a livello globale, in ultima analisi convertibili in oro. O meglio, il dollaro era convertibile in oro, cioè si potevano scambiare 35 dollari, cioè 35 dollari erano convertibili con un'oncia di oro. Tutti gli altri cambi erano legati in maniera fissa, con una quotazione fissa con il dollaro. Quindi di fatto è come se tutte le monete a livello mondiale fossero di fatto legate all'oro, perché semplicemente si potevano convertire in dollari e i dollari convertirli in oro. Ecco, questa cosa qua diede da subito un'importanza determinante al dollaro, essendo la moneta ancorata all'oro e alla quale erano legate in maniera fissa tutte le altre monete. Questo, unitamente alla crescita economica degli Stati Uniti, consolidò questo ruolo predominante del dollaro. Questo andò avanti fino al 1971, quando, avendo costantemente la bilancia dei pagamenti in negativo gli Stati Uniti, si resero conto di tutta la mole di dollari che erano in giro per il mondo. Diciamo che si sono fatti prendere un po' la mano nello stampare dollari, si sono resi conto che c'erano in giro troppi dollari rispetto alle riserve d'oro statunitense, del governo statunitense. Quindi un bel giorno, in modo particolare il 15 agosto 1971, il presidente Nixon disse che ok, l'accordo di Bretton Woods, bene, in quell'accordo noi abbiamo dato la parola che il nostro dollaro era convertibile in oro, abbiamo mantenuto fino a questo momento la nostra parola, ma da oggi in poi il dollaro non è più convertibile in oro, punto e basta. Da quel momento in poi si passò da un sistema a cambi fissi, poi a cambi fissi con dollaro convertibili in oro, a un sistema di valute puramente fiat come sono oggi, ovvero sia monete non con nessuna conversione, nessun legame con l'oro e un sistema di cambi fluttuanti, cioè ogni moneta ha una sua quotazione in base alla domanda offerta di quella moneta.
Il loro nel frattempo aveva già assunto un ruolo molto importante, quindi era già largamente usato. Tuttavia questo fatto di aver levato questo legame con loro gli faceva perdere, diciamo così, un pochettino di forza rispetto a prima, pur essendo comunque largamente usato e Stati Uniti economia costantemente in crescita. L'economia statunitense continuava a crescere, il dollaro continuava a rafforzare la sua posizione di predominio su tutte le altre valute, di sempre più larga accettazione a livello mondiale. Tuttavia, adesso che il dollaro non era più convertibile in oro, c'era bisogno di un qualcosa in più per poter rafforzare, continuare a rafforzare e assicurare questa posizione nel tempo del dollaro. Per fare questo si inventò quello che poi viene detto il petrodollaro. Di cosa si tratta? In realtà si partì con dei giochi geopolitici. Gli Stati Uniti pomparono la guerra tra Israele e paesi arabi, si schierarono apertamente a favore di Israele, ma in realtà promossero la guerra un po' da tutte e due le parti. Schierandosi apertamente a favore di Israele, come hanno poi sempre fatto, come stanno anche facendo adesso, gli Stati Uniti sapevano che c'era il rischio che i paesi arabi avrebbero fatto un embargo nei confronti degli Stati Uniti e diversi paesi, altri paesi occidentali, per quanto riguarda le esportazioni di petrolio, cioè non avrebbero più venduto petrolio agli Stati Uniti. Così di fatto avvenne, i paesi arabi fecero un embargo nei confronti degli Stati Uniti per quanto riguarda il petrolio, e il petrolio schizzò dai 3 dollari al barile ai 12 dollari al barile, un aumento in pochissimo tempo, parliamo dei primi anni 70, del 400%. Ecco, questa cosa qua fece particolarmente piacere ai paesi arabi, che videro un potenziale quadruplicare dei loro guadagni. E a questo punto il segretario di Stato statunitense Henry Kissinger volò in Arabia Saudita e stipulò quello che è stato definito forse il miglior accordo di tutta la storia diplomatica degli Stati Uniti, ovvero sia questo accordo con l'Arabia Saudita. L'accordo, in parte scritto, in parte diciamo orale, prevedeva che l'Arabia Saudita avesse venduto il proprio petrolio esclusivamente in dollari, sia agli Stati Uniti che a qualsiasi altro Stato volesse importare petrolio dai paesi arabi. In cambio gli Stati Uniti avrebbero offerto aiuti militari e soprattutto avrebbero garantito grandi acquisti da parte loro per non intaccare le proprie riserve interne di petrolio. Avrebbero inoltre anche continuato a sostenere un prezzo alto del petrolio con le cosiddette ricerche scientifiche che dicevano che il petrolio stava per esaurire nel giro di pochi anni. Questa cosa l'hanno ripetuta poi ciclicamente nel tempo e ogni qualvolta serviva di sostenere il prezzo del petrolio. Di fatto, con questo accordo, che era un win-win, diciamo, sia per i paesi arabi che per gli Stati Uniti, i paesi arabi si garantirono appunto grandissimi profitti. D'altro canto, gli Stati Uniti rappresentò ancora il consacrare definitivamente il dollaro come moneta unica a livello, diciamo, come moneta più importante a livello mondiale. Di fatto ogni il petrolio era quotato in dollari, poi dopo tutte le altre commodities vennero quotate in dollari, tuttora sono quotate in dollari, per cui tutti coloro che dovevano acquistare petrolio o qualsiasi altra commodities dovevano acquistarlo in dollari, quindi comprare dollari. In cambio i paesi arabi avrebbero reinvestito parte dei loro profitti negli Stati Uniti, quindi nel mercato stock, obbligazionario e soprattutto nel mercato dei titoli di Stato americani, dei bond. Questo tipo di accordo venne rispettato da entrambe le parti, di fatto si continuò appunto anche con questo discorso della crisi petrolifera che poi comunque sia mantenne il prezzo alto del petrolio, pur essendo poi di fatto negli anni, come vedete da questo grafico, la produzione di petrolio fino ad oggi sempre aumentata, rispetto delle varie ricerche scientifiche che dicevano che il petrolio stava per finire. È vero che ci sono state nuove tecnologie di estrazione, però di fatto la produzione continua costantemente ad aumentare.
morale della favola, quindi tutti gli stati che dovevano comprare materie prime lo dovevano fare in dollari, quindi domandavano dollari, quindi si sosteneva proprio la quotazione stessa del dollaro, c'era tanta domanda di dollari, molti stati esportatori non solo di petrolio ma anche di altri prodotti comunque sia usavano sempre di più il dollaro, c'erano tantissimi dollari in circolazione, molti venivano reinvestiti anche negli Stati Uniti sui titoli di Stato statunitensi e ciò ha consentito agli Stati Uniti di crescere enormemente, avere una moneta solida, eccetera, eccetera. Ora si dice che questo accordo con gli arabi sia terminato, sono passati 50 anni, tuttavia di fatto non è proprio così, la cosa non è chiara, i paesi arabi stanno iniziando anche a vendere in valute diverse dal dollaro, tuttavia ancora la grandissima parte delle contrattazioni delle materie prime e delle commodities avviene in dollari. Gli arabi stanno entrando nei BRICS, tuttavia mantengono un po' i piedi in entrambe le staffe, avendo sempre ancora ottimi rapporti anche con gli Stati Uniti. Ma quali sono i vantaggi di avere la propria moneta come valuta di riferimento a livello globale? La domanda è un po' scontata, nel senso che i vantaggi sono illimitati. Innanzitutto io, Stati Uniti, stampo dei fogli di carta che vengono largamente accettati in tutto il mondo, tutti lo desiderano, tutti li utilizzano come moneta di scambio. E io con questi fogli di carta, tra virgolette, posso comprarci tutti gli asset reali che voglio, non ultimo anche lo stesso petrolio di cui abbiamo appena parlato, ma tutti gli asset che voglio, asset reali, beni reali. Capite che questo ha enormemente contribuito a far diventare gli Stati Uniti la potenza numero uno a livello economico e a livello militare. In secondo luogo, tutti i paesi esportatori di petrolio, tutti i paesi dell'OPEC, perché poi la cosa si è allargata a tutti i paesi dell'OPEC, avendo enormi masse di dollari, riaffluivano negli Stati Uniti nei titoli di Stato, nei bond americani, contribuendo a garantire il finanziamento del debito pubblico americano. Capite quindi che il dollaro è un elemento cruciale per la potenza economica e militare degli Stati Uniti, è un aspetto veramente cruciale del proprio successo. E in effetti chiunque si è posto di mezzo, che ha provato a minacciare questa cosa, non ha fatto una bella fine. Pensiamo a Gheddafi, che voleva fare la moneta panafricana basata e legata all'oro, non ha fatto una bella fine. Stessa cosa Saddam Hussein, che ha osato vendere petrolio in valuta diversa dal dollaro in euro, non ha fatto anche lui una bella fine, ed anche da altri. E quindi diciamo che gli Stati Uniti hanno sempre difeso e tuttora difendono in maniera piuttosto energica questo proprio vantaggio rispetto a tutti gli altri paesi del mondo. Ma cosa sta cambiando ora? Si sta iniziando a riparlare di dedollarizzazione da febbraio 2022, quando è iniziata l'operazione militare speciale dei russi in Ucraina, quindi la guerra, il conflitto in Ucraina. Da questo momento in poi, e venendo avanti nei mesi fino ad oggi, la narrazione diciamo occidentale, quella alla quale ci hanno abituato fin dalla nostra infanzia, la mia generazione, su chi erano i buoni e chi erano i cattivi, nonostante diciamo così i mass media continuino a raccontarla sempre allo stesso modo, si sta un pochettino incrinando, anche soprattutto alla luce di ciò che avviene man mano. Diciamo che ci hanno sempre abituato a distinguere sempre chi erano i buoni e chi erano i cattivi, ricordiamoci sempre che da piccoli ci hanno fatto credere che i cowboy erano i buoni e gli indiani d'America, i nativi americani erano i cattivi, quindi diciamo che la narrazione è sempre stata abbastanza forte in un certo senso. Tuttavia questa narrazione inizia un po' a scricchiolare. Qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso? Al di là delle varie sanzioni inflitte alla Russia, ma e al fatto di metterla fuori dallo SWIFT, di congelare i beni di cittadini russi all'estero, cose che non si erano mai viste, ma soprattutto la cosa diciamo più importante e determinante è stata quella di aver bloccato i fondi russi denominati in dollari nelle banche in giro per il mondo. Ecco, questo al di là di come ognuno di noi la pensa da un punto di vista geopolitico, è stato a mio modo di vedere un gravissimo errore, un quasi suicidio da parte degli Stati Uniti. Perché un conto è la guerra, un conto è quello che si pensa a livello geopolitico, è un conto il sottrarre dei fondi denominati in dollari di proprietà di un altro paese. E questa è stata una cosa molto drastica, perché tutti gli stati, in modo particolare gli stati che potenzialmente potrebbero entrare in conflitto con gli Stati Uniti, primo tra tutti la Cina,
hanno visto che detenere riserve in dollari non è più sicuro, come la Cina e tanti altri stati. E questa è una cosa che per il predominio del dollaro a livello mondiale può rappresentare veramente una minaccia. Il blocco dei BRICS, il gruppo di paesi costituiti da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, alla quale si stanno aggregando tantissimi altri paesi, non ultimi anche l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, tantissimi altri stati che si contrappongono al blocco occidentale, con l'obiettivo di creare anche un sistema finanziario multipolare, al contrario di quello che era unipolare, guidato dagli Stati Uniti fino ad oggi. Per cui questa cosa qua può rappresentare veramente una grossa rivoluzione. Detto questo, però, la de-dollarizzazione ancora di fatto non esiste. Nel senso stretto, proprio guardando i numeri, di fatto ancora nulla è avvenuto. Se guardiamo questo sito molto interessante dell'Atlantic Council, vediamo che ancora praticamente nulla è accaduto. Questi sono i dati relativamente al dollaro americano e vedete che ancora rappresenta il 58% delle riserve internazionali in valuta estera, rappresenta il 54% dell'importo delle fatture delle transazioni internazionali e rappresenta ed è presente nell'88% delle transazioni nel mercato dei cambi. Sappiamo tutti bene che in ogni coppia di cambi abbiamo nella grandissima parte dei casi o al numeratore o al denominatore gli USD, quindi il dollaro. Quindi diciamo così, questo è un quadro piuttosto chiaro, diciamo inequivocabile, che ancora il dollaro rappresenta la moneta dominante. Se consideriamo l'euro, che è la seconda in termini diciamo di adozione, di utilizzo, vedete che i dati, seppur importanti, sono molto molto più bassi. Se poi andiamo a vedere ad esempio il renminbi o yuan, come si voglia chiamare, la moneta cinese, che dovrebbe essere ipoteticamente un possibile rivale del dollaro, vediamo che siamo a cifre proprio diciamo così percentuali a una cifra, ma bassissime. Ok, poi cosa avverrà in futuro non lo sappiamo. Io personalmente non credo che sarà assolutamente lo yuan a rimpiazzare il dollaro, magari eventualmente una moneta dei BRICS. Ok, quindi diciamo che sostanzialmente, scendendo giù, qui ci sono tutta una serie di informazioni relativamente a questo discorso della de-dollarizzazione, ma ecco, questo è un riepilogo molto molto chiaro. Vedete che ancora quello che rappresenta il dollaro in termini di riserve a livello internazionale rispetto alle altre monete. Sì, vedete che c'è stato un leggero e costante diminuzione nel corso degli anni e un leggerissimo aumento del renminbi, del yuan. Tuttavia parliamo di cose irrisorie ancora, diciamo, si può dire che al momento ancora nulla è cambiato. Certo, per quanto riguarda lo yuan, per quanto ancora si tratti di percentuali piccolissime, vedete come è esplosa dal momento dell'inizio della guerra in Ucraina. Vedete proprio esattamente da gennaio 2022. Chiaramente gli scambi internazionali e l'utilizzo dal punto di vista finanziario dello yuan è passato velocissimamente dal 2 al 4 a quasi il 6%. Ok, quindi capite che sicuramente c'è stato un cambiamento netto dall'inizio appunto della guerra in Ucraina. Gli equilibri geopolitici sono cambiati, quindi un qualcosa inizia a cambiare, anche se di fatto tuttora ancora parliamo di percentuali irrisorie. I BRICS già da tempo stanno lavorando per creare una propria moneta di riferimento, magari legata a qualche materia prima, visto che sono i paesi maggiormente produttori di materie prime. Magari anche una moneta basata su una blockchain, quindi decentralizzata. Di fatto ancora non si sa niente di preciso, tuttavia sappiamo che ci stanno lavorando seriamente. Stanno lavorando anche su un sistema di pagamenti che può essere legato a questa stessa moneta, o un sistema indipendente, comunque alternativo allo SWIFT.
Quindi c'è molto molto fermento in questo senso. Capite bene che anche se ad ora nulla è cambiato, come avete visto dai numeri, nel medio termine potrebbe crearsi un serio problema per gli Stati Uniti se il dollaro perdesse il predominio. Potrebbe essere veramente un grosso problema. C'è inoltre, gli Stati Uniti hanno inoltre anche il discorso del debito pubblico che è in costante crescita, che per ora, fin tanto che il dollaro è la moneta principale a livello globale, gli Stati Uniti rappresentavano la maggior potenza sia economica che militare, ora che stanno perdendo un po' questo tipo di deterrenza, nel tempo potrebbero verificarsi dei problemi magari anche a collocare il debito pubblico americano, soprattutto anche a prezzi competitivi come è stato fino adesso, e quello potrebbe rappresentare un ulteriore problema. Gli Stati Uniti potrebbero diventare, tra virgolette, uno stato normale come tutti gli altri e dovrà quindi far conto sulla propria solvibilità, cosa che adesso è un problema che proprio non esiste. Qui c'è da dire una cosa, che anche se a livello geopolitico gli Stati Uniti, almeno a mio giudizio, sembrano agire in maniera quasi folle, fomentando guerre, minacciando, eccetera, eccetera, come hanno fatto in passato, ma ultimamente in modo ancora più evidente, d'altro canto non bisogna mai dimenticare che gli Stati Uniti, da un punto di vista economico, finanziario, soprattutto di lungimiranza economica, sono sempre stati e tuttora sono i numeri uno. Sembra infatti che gli Stati Uniti abbiano già pensato ad una soluzione a questa eventuale dedollarizzazione, almeno nel breve. Sicuramente non è una soluzione nel lungo periodo, ma nel breve potrebbe rappresentare un aiuto, per quantomeno. Cosa è avvenuto negli ultimi mesi? In modo particolare, soprattutto nella seconda metà del 2023, c'è stata la cosiddetta operazione Choke Point 2.0, ovvero sia la guerra spietata degli Stati Uniti al mondo cripto. Ci sono stati vari fallimenti bancari, di banche che favorivano in un certo qual senso l'investimento nel settore cripto. Ci sono state tutta una serie di regolamentazioni e ostacoli burocratici a non finire nel paese delle libertà che sono gli Stati Uniti. Quindi diciamo così che si è passati da un 2023 in cui si è aggredito negli Stati Uniti fortemente il mondo cripto a un 2024 in cui fin dall'inizio dell'anno le cose sembrano completamente cambiate. Partiamo da gennaio 2024, in cui sono stati approvati gli ETF Bitcoin. Poi aprile la SEC ha ammesso che Ethereum non è una security, quindi di conseguenza la grandissima parte del mondo cripto non può essere considerata una security. Poi un'altra cosa molto importante che è passata in sordina alla Camera negli Stati Uniti, è stato approvato un progetto di legge che vieta alla Fed di emettere delle CBDC, Central Bank Digital Currency, che in realtà potrebbe minacciare la privacy delle persone. Non è ancora passata al Senato, non si sa come andrà a finire. Comunque è un tentativo di divieto alle CBDC, che sembravano una cosa già fatta negli Stati Uniti. A maggio è stato anche approvato l'ETF su Ethereum, che sarà quotato poi nel corso di questo mese, forse nei prossimi giorni. Un candidato alla Casa Bianca, Donald Trump, che potrebbe essere probabilmente il prossimo presidente degli Stati Uniti, ha parlato molto favorevolmente del mondo cripto, dicendo che gli Stati Uniti dovranno diventare un riferimento a livello mondiale del mondo cripto, passando ad sue precedenti versioni che denigrava completamente il mondo cripto. Per ultimo, ma non assolutamente in ordine di importanza, anzi forse il più importante, lo sdoganamento delle stablecoin. Le stablecoin, ovvero sia le criptovalute ancorate a delle monete fiat, qui parliamo di dollaro, quindi le due principali stablecoin, USDT e USDC, ancorate al dollaro, dapprima erano viste come un qualcosa di quasi illegale, abusivo, adesso sono state accettate e sembrano quasi favorite. Ma come mai questo cambiamento? Il discorso sta in modo particolare dietro le stablecoin, che, come abbiamo appena detto, sono state in un certo qual senso sdoganate. In modo particolare numero uno, la stablecoin numero uno al mondo, che è USDT, quindi US Dollar Tether, che è la società che sta dietro USDT, che gira su 5 blockchain, e USDC, che gira nativamente su 10 blockchain, che è US Dollar Circle. Per chi non è molto esperto di cripto, bisogna dire che le stablecoin non rappresentano il massimo in termini di decentralizzazione. Questi token, che sono
peggati, diciamo collegati uno a uno con, in questo caso con il dollaro, questo peg è garantito da una società che nel caso di USDT è Tether e nel caso di USDC è Circle. Queste società garantiscono con dei fondi segregati che sono denominati nella valuta di riferimento, quindi nel in dollari oppure titoli di Stato americani, garantiscono questa copertura al 100%, ok, di un token, un USDT uguale un dollaro o USDC uguale un dollaro. Poi di fatto però le transazioni avvengono su blockchain, quindi tutte le transazioni avvengono in maniera decentralizzata. Tether è una società di iFinex con sede in Hong Kong che possiede l'exchange Bitfinex. Circle è invece una società con sede in Boston, quindi totalmente americana, che ha i fondi segregati in una banca di New York e i loro fondi segregati sono gestiti, sentite bene, da BlackRock. Quindi personalmente non mi meraviglierei se tra qualche anno o tra non molto comunque USDC supererà USDT come capitalizzazione. Al momento USDC ha una capitalizzazione poco più di un terzo rispetto a USDT, che è molto più grande, ma ripeto, non mi sorprenderei, essendoci dietro BlackRock anche indirettamente ma forse anche direttamente, che non cresca anche di molto. Quindi sostanzialmente si sembra che negli Stati Uniti si stia andando più che verso le CBDC, verso una moneta privata, perché di fatto USDT e USDC sono sostanzialmente dei dollari privati che vengono gestiti da due società, che poi le transazioni girano su blockchain è un conto, però di fatto la proprietà è di alcune società. E questo per noi è il minore dei mali, molto meglio moneta privata che gira su blockchain che CBDC ovviamente. Le stablecoin per il mondo cripto rappresentano un qualcosa di molto molto importante, rappresentano l'anello di congiunzione tra mondo fiat, di monete fiat e monete cripto, per cui specie fin tanto che non ci sarà un'adozione di larga scala, non sappiamo quando e se avverrà, per ora è molto importante, riveste un ruolo veramente cruciale. Possiamo quindi concludere che la dedollarizzazione di fatto ancora non esiste, ma il processo di dedollarizzazione è iniziato in modo molto graduale, ma soprattutto a livello di consapevolezza, non tanto di numeri, come abbiamo visto che di fatto ancora poco si è mosso a livello di numeri. Gli USA stanno perdendo la deterrenza a livello militare, lo stanno perdendo nello scontro in Ucraina, per cui molti stati, diciamo che, non, che hanno subito appunto questa deterrenza degli USA in giro per il mondo, stanno avendo coraggio, stanno avendo sempre maggior coraggio per, tra virgolette, schierarsi apertamente contro e magari anche aderire ai BRICS. Per gli Stati Uniti il dare spazio alle stablecoin, agli USDT, USDC, rappresenta appunto una soluzione di breve termine per continuare a tenere alta e comunque sia al centro dell'attenzione la propria valuta. Tutte le coppie di cripto sono sempre quotate verso il dollaro, che rappresenta ancora ovviamente la valuta di riferimento, e soprattutto le stablecoin, se chiaramente l'uso, l'adozione aumenterà, chiaramente rappresentano sempre dei dollari che si devono comprare per mantenere il peg, e o eventualmente titoli di Stato americani che si devono comprare per mantenere il peg. Quindi è sicuramente un sostegno al dollaro. Per ora le cifre possono sembrare basse perché il mondo cripto è un mondo molto piccolo se si guardano i numeri globali, però sicuramente rappresenta un qualcosa che nel tempo può sicuramente aumentare a livello di capitalizzazione. Dal nostro punto di vista questa scelta degli Stati Uniti, che speriamo poi si riveli tale, continui ad essere tale, di favorire appunto le stablecoin, è particolarmente importante per il mondo cripto. Ovviamente non è questo un consiglio finanziario di investire nelle cripto, ognuno faccia le proprie ricerche, sia consapevole che investire nel mondo cripto ha tutta una serie di rischi, non ultimo quello dell'altissima volatilità, tuttavia questa cosa qua non può che essere positiva per il mondo cripto nel suo insieme. Le stablecoin sono l'anello di congiunzione tra mondo fiat e mondo cripto, e anche nell'operatività stessa all'interno del mondo cripto aiuta molto, perché quando ad esempio si esce da una posizione in un determinato token, se si vuole uscire e si vuole eliminare il rischio di fluttuazione ad un certo punto, l'utilizzo delle stablecoin diventa fondamentale. Tutto questo non potrà che
stimolare appunto l'adozione e incrementare, favorire l'aumento della capitalizzazione del mondo cripto nel suo complesso. Quanto alla dedollarizzazione, abbiamo visto che ancora i numeri non ci sono. È iniziato un processo e quanto questo sarà più o meno veloce dipenderà da come lavoreranno i BRICS, con che velocità e in che modo riusciranno a creare questa nuova moneta, questo nuovo sistema finanziario, quanto questo sarà efficiente e quanto velocemente verrà adottato. Dipenderà da tutta una serie di circostanze. Ci potranno volere mesi o qualche anno oppure anche magari qualche decennio, questo non lo possiamo sapere, dipenderà appunto da come lavoreranno. Questo è quanto sull'argomento, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, vi ringrazio per l'attenzione, a presto e buon trading.